Innanzitutto è stata positiva l'apertura con il commissariamento e il confronto con la struttura aziendale. Quello che non va è il fatto che ad oggi non ci sono le risorse necessarie a fare le attività di manutenzione ordinarie e straordinarie che sono indispensabili per mettere in sicurezza gli impianti e per rilanciare la produzione. Quindi noi oggi siamo qui esattamente per chiedere al governo le risorse che erano state messe a disposizione quando saranno nelle disponibilità dei commissari. E dall'altro lato abbiamo la necessità di mettere in garanzia anche le aziende dell'indotto che, come sapete, vivono una situazione di particolare difficoltà, i lavoratori di quelle aziende. Al momento il problema che noi abbiamo è che, più che di partner industriali, noi abbiamo dei commissari che sono stati nominati da pochissimo. E anche le aspettative rispetto al bando, alle soluzioni, io credo che ci sono delle caratteristiche fondamentali. Uno è che bisogna continuare a garantire il fatto che ci siano la presenza pubblica. Due, è necessario garantire la piena occupazione di tutte le lavoratrici e lavoratori, perché gli errori e i disastri fatti dal management non possono essere pagati dai lavoratori e dai cittadini delle città dove sono gli stabilimenti. Terzo, è necessario che eventualmente qualsiasi bando venga fatto da parte del governo metta in garanzia anche gli investimenti sulla transizione da un punto di vista ambientale.